sono già alcuni anni che i musei vaticani hanno deciso di aderire visivamente, fattivamente al giorno della memoria, mettendo in esposizione e offrendo ai nostri visitatori un approfondimento sulle opere che all'interno delle nostre collezioni sono nate in occasione dell'Olocausto. In particolar modo quest'anno presentiamo un disegno piccolo ma molto prezioso che è entrato nelle nostre collezioni pochi mesi fa. È un'opera di Zoran Music, un artista sloveno che viene arrestato dalla Gestapo per ragioni politiche. Non è ebreo, ma verrà rinchiuso ad Auschwitz fino alla fine della guerra, riuscendo a sopravvivere, in parte anche grazie al suo lavoro di artista. Armato solo di una matita e di qualche foglio, i pochi e poveri strumenti che gli venivano concessi, registra l'orrore che lo circonda, che sarà soprattutto la morte. La sua testimonianza è particolarmente incisiva perché è quella di un testimone oculare, è di un artista che ha avuto il coraggio di non dimenticare e di offrire la sua riflessione visiva affinché si riesca a mantenere una memoria collettiva di quello che è accaduto.